Buongiorno, sono Gianfranco Giovannone e mi occupo di integrazione immigrazione e immigrazione. Faccio un saluto a tutti i telespettatori di TV Ciscam e con questo intervento di oggi inauguro una nuova rubrica che si chiama Culture Africane. E cercheremo di presentare al alcuni momenti della letteratura, della filosofia, della, de delle culture africane dei vari paesi. Comincerò con un testo oggi, il testo che esamineremo oggi è un testo di Achille Mbembe, eh, Emergere dalla lunga notte, Studio sull'Africa decolonizzata. Meltemi, eh, pubblicato da Meltemi nel 2018. Uh, Achille Mbebe è un intellettuale di origine camerumense che si colloca da un punto di vista biografico, linguistico, culturale e filosofico ai confini fra tre continenti, Africa, Europa e America. La vita e il pensiero di Mbebe, che è una delle voci più importanti del discorso filosofico-politico africano sulla contemporaneità, la vita e il pensiero si intrecciano con particolari esperienze storiche e culturali dei tre continenti, continenti eh, le quali diventano oggetto della, nella scrittura e nel dibattito pubblico di una riflessione critica, origine, molto originale e in costante divenire. <ride> eh, una, una, una riflessione che è sempre alla ricerca della relazione, ma si colloca spesso fuori dal coro per la sua... Singolarità e lo vedremo, e di conseguenza ha sempre innescato vivaci dibattiti teorici e politici. Eh, Achille Mbebe è nato in Camerun nel 1957, è cresciuto in un ambiente cattolico eh, impegnato in politica e nel sociale. Nell'82 Mbebe si sposta in Francia, dove intraprende un duplice percorso di studi. Con cui ottiene un dottorato in storia alla Sorbona. È un diploma di ricerca in scienze politiche all'Istituto di Studi Politici di Parigi. Alla fine degli anni Ottanta si trasferisce negli Stati Uniti, e prima cominciando dalla Columbia University di New York, poi lavora per il Brookings Institute di Washington e in seguito alla University of Pennsylvania. Eh, Mi ha sempre mantenuto un legame costante col mondo accademico americano e con numerose istituzioni d'eccellenza. Come l'Università della California, Berkeley, Yale, Boston, Chicago, Harvard e Duke. Però, nonostante questo interesse, questa attività in America, lo sguardo di Imbebe è costantemente rivolto all'Africa, che continua ad essere un oggetto privilegiato di indagine sociopolitica e filosofica, e dove ritorna in Africa eh, dal 1996 al 2000 per, per dirigere il Codestria. Consiglio per lo sviluppo della ricerca nelle scienze sociali in Africa, a Dakar, nel Senegal. L'esperienza senegalese è conflittuale e segnata da forti polemiche eh, con l'ambiente intellettuale degli afro-radicali afro e nativisti locali, in contrasto con l'impostazione critica invece di Mbembe, che in quegli anni matura una serie di studi importanti. Uh, confluiti poi nella sua opera più famosa sulla post-colonia Saggio sull'immaginazione politica in Africa del 2000 che però non credo sia stato pubblicato in Italia nel libro di cui parliamo, Emergere dalla lunga notte Bembe uh, accenna brevemente all'inizio alle teorie del colonialismo per passare poi ad un'analisi del complesso fenomeno della decolon decolonizzazione Sull'essenza del colonialismo vale però la pena soffermarsi eh, prima di passare alla decolonizzazione su un passo che spiega come sia l'ideologia europea prima che l'economia e la politica alla base del colonialismo, eh, ma anche ancora di più dello schiavismo e questo anche nella Francia rivoluzionaria. Eh, perché le idee di libertà e di uguaglianza della Rivoluzione francese si applicavano solo ai bianchi, perché i neri semplicemente non venivano considerate persone, ma un'entità sospesa fra mondo umano e mondo animale, <ride> se non addirittura oggetti. Eh, scrive Mbembe: eh, Leggo, nella misura in cui la Francia e la civilizzazione francese sono state in permanente contrasto con quelli che sono stati definiti altri. Non ci si meraviglierà di vedere fino a che punto la nozione di, una, di umanità e libertà difesa dalla Repubblica sia storicamente fondata su una opposizione razzializzata tra i civilizzati e i primitivi. Di fatto, davanti allo schiavo negro o al colonizzato, l'Europa non smise di chiedersi se si tratta di un altro uomo, si tratta di, di altro dall'uomo, si tratta di un esemplare dello stesso, oppure è. Altro dallo stesso, quanto poi alla decolonizzazione, Bembe naturalmente distingue tra, cioè fa riferimento alla definizione degli storici, per cui banalmente la decolonizzazione indica semplicemente il trasferimento del potere con la dichiarazione di indipendenza dalla madrepatria agli ex possedimenti coloniali. Ma in un'accezione meno riduttiva eh, di questa di que degli storici, la recolonizzazione implica soprattutto eh, l'acquisizione della consapevolezza della condizione di se stessi, condizione preliminare per liberarsi dagli schemi mentali, dai discorsi e della rappresentazione che l'Occidente aveva utilizzato per fare manbassa del futuro degli africani. Per riappropriarsi del futuro, i popoli che si erano liberati dal dominio coloniale dovevano, secondo Mbembe, riappropriarsi delle forme endogene del linguaggio e della conoscenza. E riappropriarsi del futuro, come del resto per Franz Fanon, significa, nella definizione di Mbembe, dischiusura del mondo, smontaggio e rimontaggio dei terreni, dei confini e delle chiusure. E in una prospettiva universalistica in cui la razza semplicemente scompariva. Secondo Mbembe, uno dei movimenti più alti della riflessione postcoloniale per Mbembe è stata raggiunta da Edward Said, eh, l'intellettuale palestinese americano, soprattutto in Cultura e Imperialismo. Per Said, eh, forse il vero fondatore della teoria postcoloniale. A differenza del marxismo, il progetto coloniale non è riducibile ad un semplice dispositivo militare ed economico, ma sottintendeva una struttura discorsiva, un intero apparato di saperi, la cui violenza era epistemica quanto fisica. Una teoria che ha suscitato aspre critiche dalle correnti marxiste e internazionaliste, ma che per esempio è stata ripresa e sviluppata nel contesto indiano. Uh, proprio in India, infatti, uh, e qui in Bebbe si dilunga abbastanza, si sviluppa una critica della storiografia nazionalista e anticoloniale che cerca di dare dignità alle voci e alle capacità storiche dei vinti e della colonizzazione, e sulla scia di Gramsci fondò la scuola di Studi Subalterni, intesa a privilegiare i senza voce e i senza poteri. Con varie sfumature, questa corrente di pensiero è tipica degli afro-britannici, degli, degli afro-americani e degli afro-caraibici. Eh, personalmente ritengo che le opere di scrittori come Salman Rushdie, Amitav Ghosh, ma tanti altri, dall'India ai Caraibi al Pakistan eh, all'America e tanti altri autori della natura postcoloniale, sono il frutto letterario di questa corrente di studi subalterni. Eh, come la musica o il jazz. Ricordo il titolo di un saggio di Salman Rush, Rushdie eh, che si rifà a un film che è The Empire Strikes Back: L'impero colpisce eh, diciamo alla rovescia. E almeno fino agli anni 90 del Novecento la Francia ha ignorato quasi completamente gli sviluppi del pensiero postcoloniale che tanta parte ha avuto nel mondo anglosassone come testimone la scarsità di traduzione dell'opera di Edouard Said. Eh, per inciso, Membe fa spesso riferimento all'imperialismo. All e alla cultura eh, postcoloniale del mondo anglosassone, quasi a indicarla come un modello. A livello politico la Francia ha continuato a comportarsi da potenza imperiale anche quando l'impero non c'era più, consolidando con le classi dirigenti francofoni francofone dei paesi africani rapporti ineguali nel segno della cupidigia e della brutalità. Castrazione della sovranità monetaria, corruzione, basi militari L'osca attività dei servizi segreti e, aggiunge in bebe varie attività affaristiche, criminali, partecipazione diretta a politiche della violenza e persino a dinamiche di natura genocidia. genocida. La decolonizzazione è un fenomeno complesso nelle sue forme e nelle sue conseguenze. A volte è il frutto di una lotta armata da parte delle popolazioni, a volte si attua attraverso una cessione della sovranità da parte dei paesi europei più raramente e il rapporto tra ex colonizzati ed ex colonizzatori si declina nelle forme più svariate la diaspora eh, la nascita delle banlieue eh, ai margini delle metropoli francesi che hanno preso il posto della piantagione e della colonia quando un bebe parla di piantagione parla della schiavitù poi c'è il rapporto tra ex colonia e madrepatria, madre approfondito da Ambem nei due capitoli centrali sulla Francia, con qualche sorpresa, come per esempio la decisa difesa della lingua francese nei territori africani contro l'ideologia panafricana secondo la quale le lingue straniere parlate in Africa sarebbero lingue straniere impor, imposte con la forza a popolazioni sconfitte e sottomesse, e sarebbero potenti fattori di alienazione e divisioni, ma è una visione sbagliata secondo Bembe perché non tiene conto della vernacolarizzazione del francese a contatto con la lingua autoctone, un mescolamento che ha creato una cultura creola caratteristica delle grandi metropoli africane, una creolità... scusate... Che pone le basi del cosmopol cosmopolitismo meticcio, che ha carattere di emancipazione e modernità. L'ideologia eh, panafricana non ha capito che il francese, come del resto è successo all'inglese, è ormai una lingua al plurale che dispiegandosi al di fuori della madrepatria si è arricchita, si è modificata e ha preso le distanze dalle proprie origini. A parte la, a parte la lingua, però. La critica alla Francia, che ha vissuto la perdita delle colonie, soprattutto l'Algeria, come una amputazione traumatica da cui non si è mai ripresa, eh, la critica alla Francia dicevo non poteva essere più radicale. Bembe dedica due capitoli alla questione, soffermandosi in particolare sull'emarginazione del pensiero postcoloniale. Ci sono stati pochissimi studi sull'argomento e i pochi che si sono prodotti sono stati del tutto o, o diciamo molto ignorati non solo Franz Fanon ma persino Jean-Paul Sartre e... Edouard Glissant per esempio ha condotto i suoi studi, studi scritti e i studi alla Martinica e a New York molto meno a Parigi ma con l'inizio della globalizzazione l'Africa ha smesso di essere riserva di caccia della Francia la Francia, che Bebe definisce una nazione in declino, invitando gli africani a lasciare da parte la Francia e l'Europa e guardare con spirito cosmopolita all'America. Perché? Perché in America c'è la presenza di una diffusa cultura afroamericana e l'America ha una capacità enorme di attrarre le elite internazionali. All'America, quindi invita gli africani a rivolgersi all'America e al mondo. Un mondo che con la diaspora, con le migrazioni incrociate dei popoli, costituisce una rete. La rete è un concetto molto importante nella filosofia e nel pensiero di Mbembe. Una rete con cui l'Africa deve costruire rapporti che erano impossibili nel passato. Colpisce in quest'ottica, dico per inciso, Uh, un giudizio non negativo ma direi aperto con quello che è stato definito il neocolonialismo cinese nell'intervista in appendice un, uh, un rapporto che in Bembe non, diciamo, non demonizza ritorniamo alla Francia la Francia del terzo millennio si trova da un punto di vista culturale in una situazione addirittura peggiore di quella dell'espansione coloniale quando si tentò comunque una, una assimilazione dei popoli assoggettati, è peggiore anche nei primi tempi della diaspora postcoloniale, quando era ancora possibile intravedere un tentativo di integrazione basato sul riconoscimento delle differenze. Scottata dallo, dallo spettacolo triste di come si sono conclusi i processi di indipendenza e dalla derive autoritaria dei nuovi regimi, Oggi la Francia ha lasciato da parte il processo di assimilazione in una rigida chiusura verso l'altro: i nordafricani delle banlieue e gli islamici, abbracciando con entusiasmo una politica delle espulsioni. Che si accompagna ad un'ambigua revisione storiografica della missione civilizzatrice dell'imperialismo, che richiama da vicino la celebrazione di Kipling del The White Man Bird, il fardello dell'uomo bianco, il quinto capitolo dedicato come il successivo alla decolonizzazione è cupamente dominato dall'idea di morte, il potere in Africa sia durante il periodo dei potentati autoritari. Eh, sia nella successiva fase di democratizzazione o come direbbe Mbembe di diffrazione del potere e atomizzazione del potere, il potere in Africa è il potere di dare la morte. Lo Stato autoritario strumentalizzava lo stato di angosciosa incertezza degli individui, la profonda insicurezza e instabilità diventava una risorsa fondamentale per il mantenimento del potere. Ma anche nella fase successiva, quando l'insolvenza generale eh, e la privatizzazione delle risorse ha portato in molti casi a questo appunto che è stata definita la dispersione e atomizzazione del potere, i nuovi soggetti formati su base etnica o economica basavano la loro sopravvivenza sulla violenza e, su, o sulla, capacità di, e sulla capacità di dare la morte. Questo lo ripete diverse volte. Passando poi all'esame delle correnti politiche e intellettuali che hanno influenzato e dominato la cultura africana, Bembe distingue tre paradigmi fondamentali. Il nazionalismo anticoloniale, il marxismo che ha dato origine a varie forme di socialismo africano e una tendenza panafricanista o, come la definisce Bembe, afropolitismo. All'interno di quest'ultimo paradigma è interessante quello che riguarda il concetto di negritudine allargata, definizione di Mbembe, che in fondo corrisponde al concetto portante del libro e della visione del filosofo camerunense, una visione del postcolonialismo che tenta di prescindere da quello che lui chiama il comunitarismo localistico per aprirsi, ecco che ritorna la parola chiave in questo libro alle reti internazionali, al peso crescente della diaspora e alla mobilità della globalizzazione di cui abbiamo parlato prima. Concludo con una citazione a questo proposito di Mbembe: eh, il secondo momento dell'afropolitismo corrisponde all'entrata dell'Africa in, in una nuova epoca di dispersione e circolazione. Questa nuova epoca si caratterizza per l'intensificazione delle migrazioni e l'insediamento di nuove diaspore africane nel mondo. Con l'emergere di queste nuove diaspore, l'Africa non rappresenta più un centro in sé. Ormai essa è composta da poli tra i quali ci sono costantemente Transito, circolazione e apertura. Ecco questo eh, per quanto sia difficile davvero fare una sintesi del pensiero anche filosofico, soprattutto filosofico di Imbembe: credo che sia il, il nocciolo, questa apertura, quest'ultima citazione, questa apertura alle reti. Uh, al transito, alla circolazione. L'Africa non è più solo Africa, ma è dove ci sono gli africani. Francia, in Europa, uh, quindi dà molta importanza alle nuove diaspore. Con questa citazione di Mbembe vi saluto e vi rimando alla prossima puntata di culture africane che penso di fare con una scadenza mensile verso i primi giorni del, del, del mese. Buongiorno o buonasera a secondo del vostro fuso orario e arrivederci